Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andiamo a montare il sandwich termostatico e il radiatore dell'olio. Bene ragazzi, prima di partire con farvi vedere direttamente le operazioni che bisogna fare per installare il sandwich termostatico, andiamo a fare una piccola spiegazione, un piccolo riassunto per farvi capire appunto perché va fatta questa modifica. Inizialmente, in condizioni originali, le Clio montano uno scambiatore acqua-olio, ovvero dal monoblocco c'è una basetta tipo che assomiglia a questa che è montata, uno scambiatore dove passa l'acqua del motore e l'olio. In questo modo l'acqua scalda l'olio, l'olio scalda l'acqua e si raffreddano, diciamo. L'unico problema di questo sistema è che è facile che con l'andare avanti del tempo si possa rompere e quindi si vadano a mescolare l'acqua e l'olio. In più aveva il problema che non era un sistema efficiente, infatti le Clio tendono a scaldare molto l'olio, con la conseguenza poi di abbassare la pressione dell'olio, eccetera. Nel mio caso, nella macchina era già montato uno sandwich di questo tipo. Dovrebbe essere già stato termostatico questo, perché vedete, magari se riesco a farvi vedere qua, c'è una valvola che appunto va a chiudere il sandwich, non fa passare l'olio, quindi l'olio circola all'interno del motore e raggiunta una certa temperatura si va ad aprire. In questo modo l'olio passa e va a un radiatore esterno dell'olio che appunto lo va a raffreddare. L'unico problema è che quando ho comprato la macchina per portarla a casa ho fatto circa una trentina di chilometri in gennaio, quindi le temperature erano basse e l'olio non è andato mai oltre i 60 gradi. Chiaramente sono andato molto piano per la strada, non ho tirato. Però, come potete capire, diciamo che 60 gradi l'olio non è una temperatura ideale per farlo circolare. Quindi ho pensato che magari il sandwich o possa essere la versione sempre aperta oppure è rotto. Quindi ne ho procurato uno nuovo che adesso andremo a montare. L'unica cosa che ci tenevo a dirvi è che questi tipi di sandwich vengono forniti in due tipologie diverse: il termostatico e non termostatico. Se avete la versione termostatica, non ha la predisposizione per le sonde. In questo caso il precedente proprietario ha fatto una cosa che ritengo fatta molto bene. Prima del sandwich termostatico è andato a montare una basetta dove è andato a montare un manometro dell'olio, che è questo qui giallo che vi sto indicando, e di qua abbiamo un termometro, che sono i due strumentini che avete visto che ho montato all'interno dell'abitacolo. In questo modo abbiamo la certezza di misurare la pressione e la temperatura dell'olio in maniera corretta e precisa. Quindi, se avete lo scambiatore acqua-olio, la prima cosa da fare è andare a rimuovere il filtro dell'olio, cosa che faccio anch'io adesso. A questo punto, una volta abbiamo tolto il filtro, andiamo un attimo sul banchetto che vi faccio vedere nello specifico tutto quanto il sistema del sandwich termostatico e poi ritorniamo al montaggio. Ecco i due sandwich termostatici, questo era quello che era montato nella mia macchina. Chiaramente questi sono i raccordi che andranno a collegare appunto i sandwich con le tubazioni che avete. Il sandwich termostatico nuovo è questo della Mokkal, precisamente è il modello OTSP1X, dove la sigla OT sta per termostatico, quindi quando dovete acquistarlo verificate appunto che ci sia questa sigla. Per uso stradale è molto consigliato l'utilizzo di un sandwich termostatico, appunto perché altrimenti avete i problemi che vi ho spiegato prima. Nel kit è fornito il sandwich, il bullone che andrà avvitato da una parte al monoblocco, quindi questa parte va al monoblocco e da questa parte andrà avvitato il filtro dell'olio. Questo è il raccordo 20 per M20 per 1,5. Ne esistono anche di altre misure, chiaramente in base all'applicazione che avete sul vostro motore. Questi sono i due raccordi che vi danno assieme al sandwich, ma non andrò a utilizzare perché non vanno bene sulle mie tubazioni. Andrò a utilizzare le sue vecchie. Chiaramente cambieremo le rondelle che vi danno in dotazione, sono queste, rondelle in alluminio con la gomma all'interno. Se non ce le avete, vanno benissimo anche delle classiche rondelle in rame o in alluminio. Quindi a questo punto, l'ultima cosa che mi sento di consigliarvi è quella di montare un filtro dell'olio ribassato, come questo, come quello che c'era su, perché già c'è poco spazio nelle condizioni originali. Se poi andiamo a metterci anche un filtro dell'olio più alto, non riusciamo più ad andare a svitare e ci risulterà scomodo per andare a fare la manutenzione sul motore. Quindi adesso lasciamo da parte per il momento il filtro dell'olio, procediamo al montaggio. La parte con la gomma va rivolta verso il monoblocco, in questo modo, e la parte liscia va rivolta verso il filtro dell'olio.
Quello che vedete è il radiatore che andrò a montare, era già montato in precedenza, quindi sono andato solo a smontarlo, pulirlo, pulire bene le griglie, diciamo, in modo che non ci siano ostruzioni. Queste sono le tubazioni con i loro raccordi. Come vedete, queste sono le tubazioni che andrò a montare, diciamo a fissare sui raccordi che vi ho appena fatto vedere. Adesso che vi ho dato una infarinatura generale, procediamo al montaggio. Quindi prima di montare vado a prendere un po' dell'olio vecchio, diciamo, e lo vado a dare sulla parte in gomma nuova qua, in modo tale che evitiamo che si secchi troppo la guarnizione che poi magari possa perdere. Mettiamo un po' d'olio, potete usare anche l'olio nuovo, chiaramente io ci metto un filo di questo che tanto ce l'ho qui comodo, altrimenti dovrei aprire una lattina per fare questo lavoro. Mettiamo la vite centrale all'interno del sandwich, può andare solo in questo modo, chiaramente non può andare, può entrare anche in questo modo, ma vedete non ci sarebbe alcun senso di montarlo così. Ok, allora avviciniamo e andiamo ad avvitare il bullone centrale che andrà a collegarsi con questa vite filettata. Adesso che l'ho avvitato non vado a serrarlo subito. Prima andiamo a montare i tubi del radiatore in modo tale che possiamo orientarlo in base a quello che ci serve. Bene, una volta montato vado a metterci 4 rondelle come si deve e vado a fissarlo con i dadi. Bene, a questo punto, prima di collegare le tubazioni, chiaramente dobbiamo andare a montare i due raccordi che sono qua. Prendo il raccordo con la sua relativa nuova rondella con la gomma, basta appoggiarlo ed avvitare in modo tale che la gomma non vada a rovinarsi. Avvitiamo, come vedete, lei entra. E andiamo ad avvitarlo sul sandwich. Adesso vado a tirare questi due raccordi, vado a serrarli con la chiave, una chiave da 27, qua stringiamo un po' perché altrimenti si muove tutto. Non vanno stretti tantissimo, meglio se stiamo un po' indietro, diciamo, con il tiraggio, eventualmente se dovessero perdere gli diamo un altro colpetto, ma non avvitate troppo violentemente, mi raccomando. A questo punto che abbiamo avvitato i raccordi possiamo andare a montare le tubazioni. Come vedete la sede è conica, quindi qua non abbiamo bisogno di mettere nessuna rondella. Diamo una pulita alla filettatura prima di andare a montare. Vediamo se riesco a farvi vedere l'interno, il raccordo è conico. Vediamo se riesco a farvi vedere, l'interno è conico. Quindi avendo la sede conica in entrambe le parti non servono a mettere le guarnizioni, le rondelle. Avvitiamole fino in fondo a mano in modo da essere sicuri al 100% che il raccordo è stato avvitato dritto, perché altrimenti se lo avvitiamo storto siamo in un mare di merda. Ok, avvitati fino in fondo possiamo prendere pure la chiave e iniziare a tirare con la chiave. Bene, a questo punto che ho fissato le tubazioni che vanno al radiatore, per ultimare il lavoro andiamo a fissare questa vite. Vedete che ancora il sandwich abbiamo possibilità di muoverlo, magari lo spostiamo e mettiamo in una posizione che poi abbiamo i tubi comodi perché dovremmo andare a montare il radiatore qua in mezzo, quindi lo spostiamo quel tanto che ci basta. E poi con una chiave da 26 vado a fissare il dado centrale. Vediamo se riesco con una bussola, perché qua va un po' a toccare, quindi lavora un po' storta. Non va stretto tantissimo, ma insomma voglio andare a stringere il più possibile, ecco. Vediamo se riesco così. Altrimenti poi svitando il filtro dell'olio svitiamo anche questa, E quello è il guaio.
Ok, io direi che è sufficiente. A questo punto non ci resta che andare a fissare il filtro dell'olio. Anche qua stesso discorso, bagnate un po' la guarnizione e montiamo. Consiglio spassionato che vi posso dare, i filtri dell'olio sempre fissati a mano, questi qua a cartuccia, fatti così. Gli date una stretta così, a mano, basta, non serve fare altro. Altrimenti poi quando se l'avrò andare a svitare, visto che non riusciamo ad entrare con una tazza o con una chiave, perché qua sotto abbiamo un radiatore, dobbiamo entrare in questo modo quando dovremo fare la manutenzione mettendo la mano sul fianco dell'alternatore, poi non riusciamo più a svitarli a mano, quindi il mio consiglio è quello di avvitarli a mano, gli date una stretta così e basta. Bene ragazzi, quindi ricapitolando, lavoro finito, sandwich montato con il suo filtro olio, collegati i raccordi, le tubazioni vi faccio vedere più o meno, vedete che giro fanno perché qui sopra andrà montato il radiatore e quindi dobbiamo lasciare spazio. Queste protezioni in gomma sono orrende, non so anch'io che sono brutte da vedere, infatti dovrò studiarmi qualche sistema, magari mi rivolgo a qualcuno che ha una stampante 3D, se può farmi dei supporti, insomma, per evitare che le tubazioni vadano ad appoggiarsi al radiatore. Guardando verso il davanti ho fissato i tubi con una staffa in questo punto della calandra anteriore e il radiatore è fissato con 4 viti sulla mascherina anteriore, diciamo dietro il paraurti. Il radiatore dell'olio è montato in questa posizione, non va a disturbare assolutamente il radiatore dell'acqua e inoltre prenderà aria fresca dal paraurti anteriore. Bene, anche per oggi è tutto. Nel video di oggi vi ho mostrato come montare il sandwich termostatico, come collegare le varie tubazioni e montare il radiatore sulla griglia anteriore dell'auto. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. In tal caso lasciatemi un like, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati nei contenuti e se ne avete voglia lasciatemi pure anche un commento che a me fa molto piacere. In descrizione vi ricordo di dare sempre un occhio perché vi lascio i link utili come i prodotti che ho utilizzato per fare i video o i vari componenti oppure i manuali se avete bisogno anche voi di fare dei lavori sulla Clio. Per oggi è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!